Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Trip Adventure. Iris è tornata dopo l'accensione della spia dell'ultima volta e strattonamenti vari e tutto quanto. Abbiamo trovato il problema ed era appunto una candela che mi aveva abbandonato. Ci stiamo dirigendo, dato che comunque è già pomeriggio, ma volevamo andare in montagna, verso Lanzo Torinese, dove andremo a vedere il Ponte del Diavolo, ponte che ha comunque una storia molto interessante. Inoltre saliremo in un colle che abbiamo visto sempre da lontano, ossia il Colle della Dieta. Il Ponte del Diavolo se ne sta qui dal 1378, mentre la porta che vedete verrà tirata su solo in seguito, ossia nel 1564, per evitare che la peste si diffondesse a Lanzo dagli altri territori. Una leggenda narra che, dopo due crolli rovinosi, il ponte che vediamo oggi venne eretto stringendo un patto con il diavolo, che avrebbe preso l'anima di colui che avesse attraversato per primo il ponte, e in cambio quest'ultimo non sarebbe mai crollato. Per questo motivo gli abitanti fecero passare per primo un cane e, con l'ira del diavolo per essere stato sbeffeggiato, sbatté violentemente le sue zampe sulle rocce adiacenti, formando appunto le marmitte dei giganti. Ed eccoci qua ragazzi, siamo nuovamente alla moto. Adesso sarà un bel divertimento girare, ma penso che andrò lassù, anche perché qua succede come al Colombardo. Già di salita fa molto caldo effettivamente, infatti secondo me stasera acquazzone e niente, guanti e spero di riuscire a girare. Eccoci qua, voilà, ci siamo girati e ora possiamo andare. Arrivati sul Colle della Dieta. Qui con una camminata di circa 15-20 minuti con una bella salita riuscirete a raggiungere la panchina gigante 152, quella di Mezzanile, per poter ammirare tutto il paesaggio circostante ad un'altezza di 1500 metri. Ragazzi, anche il video di oggi è terminato, Iris è tornata carica come sempre e come vi ho già detto tra qualche settimana sarò appunto in viaggio per fuori Italia, ma non troppo, un bel viaggetto di 4000 km praticamente, e comunque sono molto contento di portarvi luoghi che magari molti di voi non hanno visitato. Ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, attivare la campanella degli avvisi e mi raccomando iscrivetevi al canale, state diventando sempre tanti di più e io per questo non posso che esservene grato. E noi come sempre ci vediamo a venerdì prossimo, ciao!